destinati a lasciare poi una traccia culturale. Sicuramente il cardinal Ravasi è colui il quale lascerà una traccia molto profonda nel ragionamento, nella prospettiva e nella dimensione culturale dei temi che tratta. Questo libro è un libro che poi alla fine finirò per citarlo molto spesso nei prossimi articoli, perché ci sono delle cose che non conoscevo e che mi hanno particolarmente colpito. È un libro importante che ha diversi piani di lettura. È un libro sicuramente per intellettuali, perché è un libro che ha una prospettiva teologica, filosofica, oserei dire addirittura antropologica. Ad esempio c'è un capitolo dove il cardinal Ravasi dimostra di conoscere benissimo la cultura ebraica. Ma è anche un libro per tutti quanti, perché è un libro che ti costringe a pensare su te stesso. È una sorta di specchio che noi possiamo metterci davanti e guardarci all'interno. Allora io comincerei subito con una domanda. Mi è piaciuta quella citazione di Papa Benedetto XVI, laddove si dice che Papa Ratzinger dice che le beatitudini sono, come dire, l'interiorità di Gesù Cristo, della vita e della dimensione di Cristo. Allora, innanzitutto, per il pubblico che è qui presente, che cosa sono le beatitudini? Lei dice una cosa bellissima: beatitudine non assume il significato che assume nel lessico comune. Nel lessico comune si dice, nel meridionale diciamo, quello vive beato, che è una sorta di estraniazione dalla realtà, dai problemi della realtà. Invece no, le beatitudini, così come sono descritte anche nella loro radice dei Vangeli, è qualcosa, in riferimento costante a Luca, è qualcosa di ben diverso. Io vorrei proprio partire da un'immagine molto bella che il dottor Samuel ha usato ora, questa immagine dello specchio. Infatti, se è vero che rappresentano certamente il nodo fondamentale del pensiero di Cristo dal punto di vista etico, anche dal punto di vista religioso, la religione di Gesù Cristo, però è altrettanto vero, e qui mi collego ancora a quanto lei diceva, che si tratta alla fine di un ritratto antropologico generale. E qui io vorrei fare, data la mia matrice di studioso soprattutto di filologia, la mia partenza è stata in questo orizzonte, vorrei partire da un elemento curioso dal punto di vista linguistico, che probabilmente non vi è molto noto. La parola beatitudine, come beato, ha come radice di base, proprio il nucleo di base, la particella per noi è un frammento soltanto, che ha costruito un'infinità poi di parole. Questa particella è beato. Questa particella deriva dall'indoeuropeo, che è la nostra grande matrice. Nell'indoeuropeo di base, questo alla base c'era come termine un'altra formula, the, che ha dato origine a be, i glottologi riescono a spiegare, ha dato origine a fe, ha dato origine a fi, queste piccole cellule lessicali. Ora, che cosa significava questo fe iniziale? Significava l'allattare,